Ciao, buonasera a tutti. Dimmi Andrea, dimmi. 100.000 Salvini, sentendoli Brandi, mandate questa gente in trasmissione, in diretta, fate intervenire sempre più Parenzo, così Movimento 5 Stelle e la Lega arriviamo al 90% dei consensi. Perché dici? Perché? Vabbè, questa è gente che praticamente è abituata a ricevere stipendi alti da Narosi senza capire che alla fine tutti noi lavoriamo dalla mattina fino alla sera e magari neanche ce la fa mangiare. Guardi, caro amico, che Salvini è 20 anni che fa politica. Non mettere gli allarmi e i sistemi di sicurezza a casa, come se costasse, come se un poveraccio si potesse permettere di mettere gli allarmi. Cioè, dai, su, ragazzi. Lo può fare, va su internet e compra sulle piattaforme a pochissimo prezzo, lo verifichi e domani mi dica se è vero, se dico una bugia. Telecamere che si può installare collegate al suo telefonino. Collegate al telefonino. Ciao Cruciani. Certo. Senti, io volevo due cose. 30 euro, allora, 50. Prima volevo chiedere a Parenzo e a quelli che pensano che questa legge non serve niente. Non serve niente, perché si agitano tanto? Questo anche è vero, perché vi scaldate così tanto? Se non serve perché un semplicemente una legge che forza un principio giuridico che è quello di allora cambia qualcosa, allora cambia, cambia. Forza un principio, allora cambia, il magistrato nella possibilità che cambia di qualcosa, ma se cambia qualcosa allora nella sostanza rispetto a prima no, dai l'illusione a voi elettori che cambia tutto. Da ancora una cosa, ancora ti dico quello che ha detto il mio istruttore di tiro su che cosa è la legittima difesa. Dimmi. La difesa è legittima se hai un aggressore di fronte che sta tra i 3 e i 5 metri e ti sta venendo addosso. In quel caso è legittima. Perché lì non è lui o sei tu. Scelta. Sì, ma questo anche prima. No, allora. Infatti. Io ho detto la legge Castelli, prima bastava tenere quella. Walter, non ho capito, ma di cosa stai parlando? Di cosa vuoi parlare? Vuoi scendere nel tecnico? Non ho capito. Io ho fatto il corso di tiro dinamico. Ma che cazzo c'entra che hai fatto il corso di tiro dinamico? Io ho fatto il corso 3 anni di militare a Cuneo, che c'entra? Hai fatto il corso per sparare, sparerai bene, ma chi se ne frega se spari bene? Vabbè, fermi tutti, italiani!